Perché stiamo chiedendo che cosa pensano le persone della politica, delle votazioni che tra un po' ci saranno. Guardi, io l'ultima volta che ho votato è stato il 1994 e non ho mai più votato e non ho mai più espresso un parere in merito. In questo modo però si delegano gli altri, non pensa sia un In male. questo modo si delegano gli altri, ma nel momento in cui io scopro che colui che ho delegato passa dall'altra parte, rimango cornuto e mazziato. Esempio concreto, se io fossi sfavorevole agli sbarchi e voltassi Lega, chi mi garantisce che quello lì continua a essere sfavorevole e non passa? Posso chiedervi cosa pensate delle votazioni, della politica in generale? Politica posso dirle solo che fa un po' angoscia, quindi questo è molto esplicita la cosa, quindi cosa vuole che le dica della politica? Vedremo quali saranno le proposte che usciranno. Secondo lei potrà cambiare qualcosa? Qualcosa di buono ci potrà arrivare all'orizzonte? Non lo so, può darsi che voteranno il Papa, può darsi, perché non lo so se sarà così, perché ci vuole un miracolo qua, perché quello più politico qua, più pulito, c'ha la rogna qua. Posso chiedere un pensiero sulla politica, sulle prossime votazioni? Chiarì Cosa ne pensa? malato tutto com'è. Siamo destinati a non cambiare, secondo me. No, 4 marzo non ci avremo da governare con nessuno, perché non vincerà né il Movimento 5 Stelle, né la destra, né tantomeno il PD, che fa di tutto per non andare al governo. E che cosa succederà allora? Che cosa Che bisogna fare? andremo a rivotare o a convincere tutti quelli che non vanno a votare andando a votare, perché il maggior partito è quello degli astensionisti. Secondo lei è giusto o sbagliato questo, non andare a votare? È sbagliatissimo, però la gente ormai è sfiduciata e incantata da tutte le palle che vengono contate, perché se adesso seguo un po' gli albori della propaganda elettorale in vista delle elezioni, fa una gara a chi le spara più grosse. E allora io ti do questo se tu mi dai, cioè è la solita politica fatta a due mani, ma che le due mani non portano mai da nessuna parte, ci vorrebbe solo tanta, tanta serietà, non contare balle, dire quello che uno ha fatto bene, quello dove ha sbagliato e ragionare e costruire qualche cosa che meriti di essere costruito, perché l'Italia lo meriterebbe, l'Italia lo meriterebbe. E invece purtroppo mi ci metto dentro anch'io a brindolare da tutto quello che esce dalle bocche dei vari Berlusconi, Di Maio e compagni, per cui la gente resta così, dice dove vado, cosa faccio, vado o non vado, e la gente è talmente stanca, vabbè non lo dico, sfiduciata, per cui non andranno a votare, e questo è il grosso problema. Perché il maggior partito è quello del non voto. Se quelli del non voto andassero a votare, risolveremmo probabilmente i problemi che ci sono in Italia. Ma così li creiamo, li accentuiamo e finirà a carte 48. A marzo non governeremo, senz'altro, a meno che non imperi l'inciuccio per l'ennesima volta. Grazie.